Onoranti priori, capitani, autorità, contadaioli carissimi, un anno è trascorso da quando in questo luogo solenne, con la voce piena di emozione, per la prima volta ho avuto il privilegio incomparabile di presentare a tutti voi il palio, in quello che considero uno dei momenti più toccanti del meraviglioso compito di sindaco della nostra città. Buonasera a tutti. È con grande gioia nel cuore che vi presento il drappellone di Rosalba Parrini. Questa grande donna ed artista è stata per me prima la professoressa che tra i banchi del liceo mi ha insegnato ad amare la passione che si irradia sempre da ogni testimonianza d'arte e al contempo apprezzare la scienza complessa del disegno geometrico. Dopo è diventata un'amica che mi ha insegnato come si affronta la sofferenza fisica e morale, rendendola fonte e si sfidano in un gioco di intersezioni sottolineate in modo surrealista dalle trasparenze tra i loro colori. Al fianco della piazza una carta geografica che rappresenta la provincia di Siena, con stelle che individuano i raggruppamenti corso di formazione artistica, l'Istituto d'Arte di Siena, il Magistero d'Arte di Firenze, l'Accademia Albertina di Torino, e racconta la sua storia e la sua forza. È un palio in cui si fondono un approccio geometrico e uno artistico, in una composizione che trova un equilibrio luminoso tra razionalità e emozionata da non riuscire a comporre dentro di me alcun discorso, e lo sapevo già perché lo sia scritto in quello che leggo. Scusatemi quindi se mi riferirò a questo foglio che ho portato. Mi preme ringraziare il signor sindaco, l'assessore alla cultura e tutti i componenti della giunta comunale che mi hanno accordato la fiducia, mi hanno assegnato del comunale il palio che ha operato intorno a me in questa splendida ed irrepetibile esperienza. Un gioioso ringraziamento a tutti voi per aver onorato con la vostra presenza la presentazione di questa mia realtà. Grandi priori e capitani, autorità tutte, contradaioli. Prima di tutto un ringraziamento alle donne del coordinamento di Contrada perché mi hanno fatto vivere una delle tante emozioni che la nostra festa ci consente di vivere, e non tocca a tutti questa. Grazie.